Nice and easy does it every time. Buonasera e benvenuti a Stasera Show. Vi presento gli ospiti di questa puntata che sono i Fuoricasta. Buonasera, buonasera e benvenuti. Ve li presento uno ad uno. Abbiamo la cantante Chiara Sacca, poi abbiamo qui alla mia destra, qui vicino a me, il chitarrista che è Mario Carpi e al piano Paolo Brighetti. Ciao, buonasera. Ciao, grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Vorrei subito iniziare con dire qualcosa su di voi, i nostri telespettatori. Chiara, chi sono i Fuoricasta? Allora, i Fuoricasta sono un gruppo che suona rock. Noi abbiamo iniziato, i Fuoricasta iniziano dalla collaborazione mia e di Paolo, che poi suoniamo insieme da tantissimi anni, e ci siamo anche sposati tra una canzone e l'altra. Dal 2010 praticamente abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto dei Fuoricasta, che si dedica soprattutto principalmente a pezzi inediti, però insomma poi vedremo anche nel corso della trasmissione che a noi piace molto anche suonare canzoni di altri, ecco. Va bene, allora prima però di partire col primo volevo, scusami, brano, aggiungere giustamente che poi si è unito a noi Mario, che ha portato la sua esperienza, la sua sensibilità, la sua saggezza, direi, proprio musicale. In realtà sono stato adottato. Ah, davvero? Adottato? Sì. Dalla coppia? Solo che mi hanno trovato già bello grande. Già grande, l'abbiamo preso grande. Va bene. Allora, volevo qualche parola anche da parte di Paolo, il terzo componente di questa band. Dici qualche cosa sul nome, un nome particolare. Che significato ha? Beh, il nome diciamo, nasce dai viaggi, dai viaggi che abbiamo fatto io e Chiara in India. Fuoricasta è diciamo, appunto prende riferimento al sistema delle classi, delle caste indiane, e il fuoricasta è colui che è estromesso dal sistema. In questa maniera noi abbiamo voluto metterci un po' dalla parte del più debole, ecco, senza retorica, però insomma certe volte, visto che un musicista si espone e porta un messaggio, proviamo anche nei testi delle nostre canzoni, i testi che scrive Chiara, a immaginarci anche un mondo migliore, magari libero anche da questo tipo di classificazioni e estromissioni anche proprio. Lui l'avete stromesso quando siete andati in India o l'avete portato con voi? Diciamo che l'abbiamo adottato dopo. Ah, ok. Insomma, bello questo messaggio che passi e che passerà attraverso le vostre canzoni, sicuramente è un bel messaggio. Chiara, nel primo brano che ci proponete c'è proprio un'ispirazione a uno dei vostri viaggi in India. Sì, questo pezzo si chiama Suona Ancora. Eravamo sulle rive del Gange, stava per iniziare questo rito indù e così un po' in disparte c'era questo ragazzo, un fuoricasta appunto, non vedente, che suonava su questa tanica vuota e cantava ed era eccezionale, quindi ci ha veramente ispirato. Poi abbiamo preso dal punto di vista della musica invece l'ispirazione un po' dal gospel, abbiamo fatto questo mix ed è venuta fuori questa canzone che vi facciamo ascoltare. Benissimo, allora le chiacchiere poi le continueremo dopo e adesso lanciamo questa canzone che ci hai accennato, che si intitola, se non sbaglio, Suona Ancora. Ancora, sì. A voi. Grazie. Nessun sogno da realizzare, ti hanno detto non vedrai mai il sole, i tuoi occhi non sanno guardare, quattro stracci e le tasche vuote, non possiedi che questa dote, una tanica vuota e le mani da picchiare, una canzone da cantare, sulla strada ti ho visto suonare.
nessun sogno da realizzare. Ti hanno detto non vedrai mai sole, i tuoi occhi non sanno guardare. Ti hanno detto che sei sfortunato e che cieco ci sei nato. Però senza scarpe né una luce da seguire, nelle anime ci sai arrivare. Sulla strada ti ho visto suonare, regalavi le ali per volare. Suona ancora, suona ancora, finché il cielo ti potrà sentire. Bravissimi, che meraviglia, grazie. Bravissimi tutti e tre, bellissima voce Chiara, grazie, ora grazie. Mi sono venuti i brividi, davvero, grazie. Davvero complimenti. Molto gentile, grazie. E, c'è una cosa che ti voglio chiedere, però insomma ci avete detto che questa canzone l'avete scritta ispirandovi a un fatto legato ad un vostro viaggio, sì. No? Quando eravate in India, le parole sono in italiano, ma l'ispirazione musicale mi sembra che venga dal gospel, no? Dal gospel americano. Voi avete più generi di riferimento nei vostri brani, a parte questo poi ne ascolteremo altri? Ma sicuramente noi ci ispiriamo al rock americano inglese, con appunto le varie influenze del blues, poi noi siamo affezionati alla psichedelia degli anni 60 di San Francisco. Il rock è tutto un po' una mescolanza di generi, in verità, proprio nelle sue origini. E quindi anche noi prendiamo spunto da queste cose, sì. Poi mettiamo la lingua italiana cercando di essere convincenti, credibili, ecco, in questa, perché spesso la musica italiana è melodica, no? Prettamente melodica o soprattutto melodica. E invece noi cerchiamo di dare un taglio un po' grigio. Si sente anche molta passione nella vostra musica, una passione proprio anche legata a quest'arte, che è l'arte musicale, che vi appartiene direi anche da generazioni, in quanto anche i vostri genitori erano musicisti, vostro figlio è musicista. Esatto. No, Mario, mi raccontavi che sì. Tu suonavi col padre di Chiara, giusto? Chiara, sì, che sì. Anche tuo padre aveva un gruppo, tra le tante anche il padre esperienze, di Paolo. Quella sì. E poi c'è l'aneddoto che ormai è famoso, che a quei tempi mi sono dotato di armi improprie, ma anche proprie, tipo un arco, perché volevo abbattere il chitarrista del loro gruppo. Ah, perché loro avevano un altro gruppo. Avevano un altro gruppo e io volevo abbattere il loro chitarrista per prenderne il posto. Direi. Per prenderne il posto. Beh, dopo sono succeduti vari avvenimenti. La vita a volte fa anche delle sorprese piacevoli. Certo. E Chiara, dicevamo quindi tuo padre è anche musicista?
Sì, sì, sì. Anche il padre di Paolo. Sì, sì, a casa nostra la musica si è sempre ascoltata, per fortuna, perché è una grandissima compagnia. E spero prosegua. Spero sempre che tutti ascoltino. Spero prosegua anche con nostra figlia. Sì, esatto, sì, abbiamo anche quella vera. Scherzi, avete una grande compagnia la musica, veramente è una cosa per noi importantissima. Oltre al brano che ci avete proposto, che è un brano scritto da voi, quando vi esibite spesso fate anche delle cover. Sì, facciamo cover perché appunto l'amore per la musica è così, insomma, anche quello che è stato scritto da altri. Anzi, si vuole un po' prendere. Immagino che ci sono proprio delle canzoni che sono nel vostro cuore. Sì, perché proprio le ami, sono canzoni che si amano alla follia, quindi uno le vuole fare sue, le vuole cantare, suonare. Stasera vi abbiamo portato 3 pillole di pezzi, giusto perché così variavamo un po', non ve li facciamo per intero. Ti posso anticipare. Ottima già idea, su questa sì, cosa? Sì, sì, certo. Vi vogliamo far ascoltare subito un pezzettino di una canzone di Bob Dylan, sì. I Shall Be Released, perché appunto Bob Dylan è un po' il papà di tutti i cantautori, nel senso che è lui che, come personaggio più importante, ha messo insieme i contenuti con la musica, quindi messaggi di carattere sociale, politico e quant'altro con la musica, è stato, e quindi Bob Dylan ci vuole, insomma. Benissimo, allora direi che a questo punto ascoltiamo un breve brano tratto da I Shall Be Realized. A voi. Ti do l'accordo, Standing next to me in this lonely crowd is a man who swears not to blame. All day long I hear him shout so loud, crying out that he was afraid. In particolare che ha fatto la storia, come la canzone che abbiamo sentito, adesso ascolteremo No Surprises di Radiohead. Yes. Hope this only kills you.
bravissimi, veramente eccezionali. Tra l'altro, Chiara, tu hai una grande capacità anche di interpretare quello grazie, che canti, senz'altro te l'hanno già detto, ma lasciamo riposare un attimo la cantante, scambiamo due chiacchiere anche con Paolo e Mario. Allora, noi oggi siamo negli studi di Cremona, voi ci avete raggiunto da Parma, voi abitate a Parma tutti e tre, vabbè, voi due siete sposati, abiterete insieme, penso. Sì. Lui abita con voi, Mario? No, ancora no. Proviamo ancora insieme, no. Sì, quello sempre. Quindi vi esibite spesso a Parma, insomma, immagino ci facciate delle serate, tempo permettendo, perché poi tutti e tre avete comunque un altro lavoro, no? Sì, sì, si suona più possibile, certamente. Insomma, si cerca di... ormai nelle città la musica dal vivo è sempre più... relegata, sembra un po' fuori casta, diciamo, ecco. Un po' fuori luogo, però noi ci proviamo sempre, ringraziamo tutti, insomma, i locali che tengono botta, insomma, e portano avanti il discorso della musica live, quella vera, quella suonata dal vivo, che comunque non possiamo chiamare più di quella... di quella finta, insomma. Insomma, Paolo, quella... è un po' cambiato per i giovanissimi di oggi, anche il modo di vivere la musica, nel senso che quando magari avevamo 20 anni noi c'erano quasi sempre delle serate musicali nei locali, invece adesso con questo boom sì. di internet, di YouTube, il panorama si è modificato in qualche modo. Certo, una volta si andava nel locale per sentire una canzone che magari era un po' che non sentivi o non avevi il modo di sentirla, la sentivi proprio da quel gruppo e andavi a sentirlo apposta. Oggi, insomma, con computer, con Shazam, con i vari sistemi, trovi subito la canzone di riferimento, la vai a cercare, la vai a scaricare, l'ascolti 10 volte consecutivamente. Invece una volta c'era un po' più di magia, ma non voglio fare il nostalgico, ecco, nel senso soltanto che poi... un prendere atto, insomma. È un prendere atto, le cose cambiano, ci sono anche molti artisti nuovi che fanno delle sperimentazioni, diciamo, interessanti anche con la musica magari digitale, ecco, DJ che mischiano altri tipi di forme musicali, nuove espressioni che magari anche noi, perché no, anche per suonare un po' di più o per sperimentare, magari proveremo, insomma, a fare in futuro. Già noi abbiamo qualche contaminazione con musicisti originali, cioè nel senso musicisti orientali, abbiamo alcune registrazioni con bansuri, tabla, strumenti originali indiani, ecco, giusto per dare un'unione anche tra musica e nome, non solo il nome, insomma, ma anche lo stile. Insomma, questo oriente, soprattutto nel tuo caso, dico così perché io conosco meglio te, perché magari qualche telespettatore ti ha già visto anche in altre nostre trasmissioni, tu sei un architetto e ti occupi di Feng Shui, quindi l'oriente per te è proprio un grande amore, perché anche nel lavoro, appunto, il Feng Shui, magari se vogliamo dire due parole anche su questa bella realtà. Sì, diciamo che è partito dall'amore per l'India, è partito dalla Chiara che mi ha portato in India, dunque è lei un po' la mamma di tutto. Poi in India è una società molto, molto confusa, proprio anche per noi occidentali, sono passato a più semplici discipline orientali cinesi, che sono forse più affini a volte. Dunque dall'India sono passato alla Cina come approccio e fino a studiare, insomma, le pratiche di architettura orientale, Feng Shui o medicina cinese, insomma. Una realtà molto interessante. È una passione che avete, che condividiamo, credo, in molti qua in questo studio, insomma. Sì, sì, in effetti sì. Invece da te, Mario, volevo sapere, visto che qua in questo gruppo sei quello che ha più esperienza, come la vivi tu questo cambiamento, no? Della musica, del modo di ascoltarla che ci spiegava Paolo poco fa? Ma non ci trovo intanto nulla di strano, perché il mondo evolve e quindi è giusto che anche la musica segua queste esperienze nuove, eccetera. È chiaro che per chi come me era abituato a suonare nei locali così, il campo si restringe un attimo, però basta metterci un po' di impegno e si riesce ad adattarsi a quelle che sono le situazioni del momento, insomma, credo che debba anche essere fatto. L'importante è guardarsi intorno, ascoltare e sentire il cambiamento e poi decidere se farlo proprio, esatto, oppure no. Magari si va su YouTube. Esatto, modo anche diverso. Questa puntata, esatto, anche. Si potrà vedere su YouTube, assolutamente. Esatto. E devo dire che sono stato uno di quelli che ha spinto finora
anche loro a farlo. Per ora non ci sono riuscito, ma credo che prima o poi mi daranno ragione. Quindi insomma sei il più innovativo nel gruppo. Sì. Purtroppo, per fortuna lavoro nel campo dell'informatica e quindi, quindi ho modo di tenermi. Non ti sfugge niente, giusto, bene. Allora, adesso io ascolterei quindi l'ultima cover. Chiara, ci dici qualcosa sul prossimo brano? Sì, su perché l'avete scelto? Sì, l'abbiamo voluto portare perché è interpretato da Janis Joplin, si tratta di Me and Bobby McGee, e per noi Janis Joplin insomma è una interprete importantissima perché... sia per la sua voce, che è una delle più belle della storia della musica leggera, che anche per proprio il significato che lei ha avuto nel panorama della musica, perché è stata pioniera delle donne nel mondo del rock, perché il mondo del rock per molto tempo, o comunque per un tempo significativo, era dominio maschile, insomma di dominio maschile, ecco, e quindi Janis Joplin. Bene. Ascoltiamo insieme allora questo prossimo brano. Me and Bobby McGee. Ti do il tono, dal sole. From the Kentucky coal mine to the California sun, a Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, to everything that we done, a Bobby baby keep me cold, cold water. Yesterday, to be holding bodies by next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing that is all that a Bobby left me. Hey, hey. And our feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. Yeah, feeling good was good enough for me. Good enough. Tanta forza, veramente bravi. Grazie. E a questo punto vorrei concludere questa puntata con un brano dei vostri. L'abbiamo aperta con appunto un pezzo scritto da voi e terminiamo anche con un altro brano, anche in questo caso con del sentimento. Insomma, mi sento di dire che voi fate della musica impegnata sia nei vostri testi che nelle cover che avete appunto in cui vi siete esibiti per noi. Giusto, sì, Chiara? Sì, abbiamo anche qualche brano più ironico, più leggero. Comunque sicuramente per noi la musica è uno strumento di comunicazione, quindi ci viene voglia insomma di riempirla anche di contenuti. Poi devo dire che ci piace la buona musica perché mi sento di poterlo dire. E allora insomma speriamo che il risultato sia buono, ecco, nell'insieme sia appunto un risultato di spessore. Dopodiché naturalmente bisogna piacere anche al pubblico, però siamo soddisfatti. Il pezzo che ti facciamo sentire adesso, con cui, che è l'ultimo pezzo insomma che vi abbiamo portato, è Music Will Save the World, tanto per dare un'idea dell'importanza che ha per noi la musica, no? Cioè la musica salverà il mondo. In effetti è una canzone, è una ballata questa che dice questo, cioè la musica è in grado di
redimere e di così suscitare i migliori sentimenti e forse anche cambiare il mondo proprio. Io dico non forse, dico certamente, però insomma... Eh sì, ce n'è veramente bisogno, se pensiamo ai fatti di cronaca che purtroppo sì, esatto. Sentiamo a volte tutti penso i giorni. Che se si ascoltasse una canzone, una bella canzone, una canzone insomma di quelle che ti emozionano nei momenti, in certi momenti forse si prenderebbero decisioni diverse. Tra l'altro questo è un messaggio che appartiene anche alle religioni vissute in modo positivo, questo della musica anche nella sì. religione cristiana assolutamente. Esatto. Paolo, vuol dire qualcosa anche tu prima di questo prossimo brano, visto che poi io vi saluto perché voglio chiudere in bellezza con la vostra musica. Grazie. Ma guarda, io tengo molto a questo brano, forse quello a cui teniamo più, di più, insomma, è un pezzo intenso, un testo intenso che ha scritto Chiara, insomma, di getto una domenica mattina, e poi io l'ho musicato, insomma, semplicemente, ma credo faccia il suo effetto, e dunque mi piacerebbe suonarlo, adesso sono sì, va sono bene, contento. Allora chiedo anche a Mario... di fare i suoi saluti personali ai nostri telespettatori, se vuole dirci qualcosa ancora anche lui sul brano, qualcosa... Beh, il brano ovviamente è un brano che anch'io, che non ho partecipato alla scrittura, amo molto comunque perché i contenuti sono più che condivisibili e anche le emozioni che suscita suonarlo prima di tutto, ma credo anche ascoltarlo. Chiara, i tuoi saluti? Grazie di tutto, siete stati gentilissimi, mi ha fatto veramente piacere venire qua a far ascoltare la nostra musica perché appunto è sempre bello suonare, sperando che sia stato bello anche per voi ascoltare così un po' la nostra storia, le nostre canzoni. Assolutamente, grazie. Sì, assolutamente sì. Quindi grazie a Chiara Sacca, grazie a Paolo Brighetti e a Mario Carpi, grazie ai Fuori Casta e a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ascoltiamo insieme questa musica piena di sentimento, sì. Il titolo, Chiara? Music Will Save the World. A voi. L'arma che tieni nelle mani è l'odio che hai per il domani. Seduto come un re sul mondo, osservi l'uomo toccare il fondo. Giornate passate per ragionare su quali ordini progettare, strategie di guerra e sottomissioni, portare la giacca per coprirsi il cuore, usare un bambino per derubare, sfruttare la terra di ogni animale pure vivere. Come una bestia e puoi stuprare una coscienza persa. Allora vorrei che una canzone volasse nell'aria come un airone e portasse le note dell'amore negli occhi vuoti di un padrone, nel corpo stanco di uno sfruttato, nel viso duro di quel soldato. Vorrei sentire una melodia di campo di quella battaglia persa. Vorrei il miracolo di una canzone che fa cantare le persone, che ferma il colpo di un fucile. C'è un altro giorno per morire, che ferma l'odio di un'escursione e porta una lacrima di compassione. Pensare che sempre si può cambiare, che la musica ci può salvare. Music will save the world. 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 Thank you.
Nice and easy does it every time.